Buongiorno, ci troviamo ancora nella soleggiata e caldissima Kyoto, quindi giornata perfetta per visitarla in bici. Allora, stiamo andando adesso al noleggio bici che ci ha consigliato l'hotel, in modo tale da poter fare oggi e domani in bici, anche se domani forse non sarà bellissimo il tempo. Prenderemo delle bici classiche con seggiolino per cami. Andiamo a vedere. Vedi, queste qua l'hanno presa. Ma infatti, queste erano davanti a noi all'hotel e sono già in bici. Ma com'è possibile? Perché sono scese giù in garage e l'hanno lasciate lì. Eccole. Va bene. Allora. Quindi si è resistito due giorni. La batteria. Perché loro avevano quelle elettriche. Sì. Sì. Non lo so, almeno che ci si può caricare le bici. Vabbè, adesso cerchiamo di capire se è meglio elettrica oppure normale. Più che altro perché vogliamo tenerla anche stanotte e quindi vogliamo capire per caricarla. No, almeno che adesso vanno lì e la cambiano. Ah, boh. Vabbè, andiamo a vedere intanto se riusciamo a noleggiare le bici. Qua comunque sta benissimo oggi. Abbiamo le bici, abbiamo preso due bici elettriche. 60 euro per 2 giorni con l'assicurazione. Wow, fantastico, perfette. Eccole qui, guardate che carine, sono i cestini. Speriamo di non uccidersi anche oggi, perché io sono famosa per essere una fantastica pilota di bike, di bicycle. E niente, adesso andiamo. Ciao Cami! Ciao! Sei contenta? Sì. Ciao amore! Niente, allora si va, Kyoto, stiamo arrivando! Ah! Pedalata, siamo arrivati in uno dei luoghi più famosi di Kyoto, al Fushimi Inira Daishi, che è famoso per il sentiero, diciamo il percorso fatto tutti di tori rossi. Adesso ci troviamo qua nel punto principale, c'è tantissima gente nonostante non sia vicinissimo al centro, diciamo, commerciale di Kyoto. Ci abbiamo messo credo una mezz'oretta in bici, però pieno di gente. E questo è la parte principale del santuario. Poi andiamo a fare invece il percorso con tutti i tori, che credo sia sarà bello affollato, molto affollato. Eccolo qua. Mi sa che qua c'è un percorso da fare. Percorso sotto ai tori, questo è il percorso che stiamo facendo noi invece in mezzo al bosco dove non c'è nessuno. Praticamente quella era una processione, si andava non lenti di più, c'è una quantità di gente incredibile. Praticamente noi stiamo facendo il pezzo finale adesso, invece ci abbiamo tagliato tutto e qua sembrerebbe esserci molta meno gente. Lì è follia veramente, gente spiaccicata come sardine lì dentro. Vabbè, vediamo di qua com'è.
poca gente anche qua. Gente non ce n'è. Tutto il mondo è volito. Neanche qua. Ok. Allora, abbiamo lasciato le nostre bici e speriamo di ritrovarle. Stiamo raggiungendo un altro un santuario, un altro tempio, che è quello di Kiyomitsudera. Mi sembrava il nome così, non me lo ricordo. Credo Kiyomitsudera. Qua, questa è la stradina principale dove ci sono tutti i negozietti. I posti per mangiare, dove c'è tantissima gente, anche qui la gente è ovunque. Bene, ora proseguiamo la nostra salita e raggiungiamo il tempio. Allora, salirò da sola a vedere il tempio. Kami sta mangiando il gelato, qua tra l'altro non si può entrare con cibo, e per Lorenzo c'è troppa confusione, quindi vado io a vedere com'è il tempio. Si sale su in alto. Andiamo su, qua c'è la campana. Qua abbiamo la pagoda, eccola qua. È bellissimo, bellissimo. Allora, è posizionata in una ai piedi praticamente di questa collinetta. Eccola lì, ed è veramente bello. C'è tutto questo passaggio di glicini meravigliosi, qua fanno la foto. Andiamo di qua, andiamo su per entrare qui. Forse ci vuole il biglietto, ci vuole il biglietto. Ok. Ecco qua. Ora non entro perché vabbè, la Kami qua mi stanno aspettando. Lì c'è la terrazza, non so se si vede, che è famosa per diciamo una leggenda non molto positiva, nel senso che se ci si lancia dalla terrazza e si sopravvive si esaudirà un desiderio. Quindi adesso il detto in Giappone è che se uno fa una cosa pazza è come ti lanci dalla terrazza di questo posto. È un po' così il senso. E sotto al tempio c'è anche una cascata dove si può bere l'acqua, c'è la fila per bere l'acqua. Si pensa che quest'acqua sia purificatrice. Bene. Qua il posto è molto carino, c'è sempre un sacco di gente. Comunque. Che bordello, ragazzi! Ma siamo arrivati non so come qua. Non vedo l'ora di essere in Australia io, me medesimo, da solo. Vabbè, ma Kyoto è veramente allucinante.
Cioè, Tokyo non è così, eh. Cioè, Kyoto è impressionante. Siamo arrivati alla pagoda. Allora, le bici sono molto comode, problema che c'è allora, tantissimo traffico, poi là, le strade sono strette. Arriviamo al tuo punto A. Il mio punto A. Vai, vai. E adesso ci fermiamo per la pausa pranzo. Abbiamo optato per questo ristorantino che dai piatti di cuori non sembrava male. Andiamo a vedere. Cami, ci sono i pesci! Guardate i pesci! Carino! Speriamo si mangi bene! Sai perché ci sono i figli? Se no saltano! Così i pesci, vediamo. Così gli uccelli non escono. Non è... Allora, siamo dentro questo localino caratteristico, tipico, dove le vecchiette ci stanno preparando da mangiare. È arrivato il nostro, abbiamo preso ciotola di riso con... pollo e uovo, per la Cami i soba, i seppelli patati, gli spaghetti sempre, e per il papà con il maiale, giusto? Bleh, il reso, com'è? Si mangia? Buon appetito! Buon appetito, ciao, ci vediamo sempre domani! No, dopo in realtà. Ciao la bici, a dopo. Dopo con la bici ancora. A te domani. Anche domani ci vediamo, va bene, mangiamo. Io di Kyoto. C'è tantissima gente vestita col kimono, qua si possono affittare. Allora, ora vediamo se possiamo visitare il parco in bici, ma anche al parco c'è tantissima gente. Più che altro ci sono un sacco di scolaresche, ma è pieno di ragazzi delle scuole perché hanno comunque sopra le divise giapponesi, pieno. Intanto avevo lasciato qua. Cami e papà, perché con le bici non si può entrare nel tempio. Oh yeah. Giusto? Ora vediamo qua se si può visitare il parco, se no... Vabbè, noi finché non ci siamo... Ok, questo è il parco di... È il parco di Maruyama Park. Ok, riprendo la mia bici e vado. Thank you.
abbiamo lasciato le bici al parcheggio delle bici, che è un parcheggio tipo una specie di silos, e adesso ci siamo ritrovati nella zona di ieri, quella commerciale. Ormai sono già le 6, quindi faremo un giretto qui tra i negozi alla parte quindi più centrale. Ora facciamo un giro qui tra i negozietti, tiriamo l'ora della cena e oggi abbiamo voglia di mangiare una pizza. Vabbè, dai, un'oretta, tiriamo un'oretta e poi se riusciamo troviamo una pizzeria e ci mangiamo una pizza oggi, per cambiare un pochino dal solito riso e udon e ramen eccetera. Ok, intanto siamo alla ricerca ancora dei demoni. Là c'erano. C'erano ma sono sdraiati e non ci piacciono. Allora, ci troviamo da Pop Pizza. Un posto strano, fuori dal comune per quanto riguarda il Giappone. Sembra di essere, no, fuori dal comune a prescindere. Sembra di essere nella cantina dell'amico, di un amico che ci fa della pizza. Pieno di vinili, pieni di poster, qua faranno anche musica dal vivo. Ha del carattere comunque. Esatto, mi faccio vedere il posto. Mamma, perché allora, ci serve la pannuccia? Poi sulla pizza già ti fa capire che cos'è questa roba? Ci ha portato della salsa al burro all'aglio. Burro all'aglio, garlic butter sauce. Mamma, io la provo. No, io no. Cazzo, se la provo. Mamma, tocca. Praticamente fa risorgere i vampiri. Sei matto? Non scherziamo. No, forse non la provo. Vabbè, ho mamma. Vediamo. Mamma. Allora, abbiamo mangiato. Diciamo che non si viene qua per la pizza, però vabbè, è mangiabile. Tra l'altro non prende neanche i contanti, non prende neanche la carta, quindi solo contanti, quindi Lorenzo è dovuto andare a cercare una banca perché non avevamo abbastanza. E niente, adesso forse c'è anche una serata, cioè è arrivata una ragazza con una violino, forse qualcosa personale. Ma noi, una volta che paghiamo, andremo a casa, andremo un pochino nell'onte e poi a letto. E noi ci vediamo domani. Non ci vediamo domani? Dai, salutaci, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.